ma anche immagini tipo, vabbè, questa qui erano i miei amici che erano con me, lo stacco, benché fosse un F7, cioè lo stacco dal soggetto allo sfondo. Io difficilmente lavoro con focali così lunghe. In questo caso io ho fatto questo lavoro per Johnny Walker, che mi prevedeva delle focali lunghe con delle distanze molto ampie dei soggetti, ma io normalmente non arrivo mai oltre 35 mm. Io uso solo 28 mm. Cioè, per me la mia focale è il 28. Cioè, da quando ho iniziato a fotografare, avevo 17 anni, sono passati 30 anni. Ho iniziato con una program, A1 program della Canon, che si vendeva col 50 e col 28. 50 era strettissimo per me, strettissimo. Ho cambiato, messo il 28, da allora solo 28. E Leica con la Q a me mi ha fatto un regalo di quelle lì incredibili. Perché io utilizzo solo quella. Allora, lui è il whisky man di Lagavulin, che è una delle distillerie di whisky più importanti al mondo. Lui sono 52 anni che lavora dentro, ma guardate qui. Ovviamente adesso abbiamo un ingrandimento del 450%, ok? Ma guardate, ritratto fatto a mano libera, dati di scatto, 3200 ISO, 57 mm f2.8, un 125esimo. Guardate gli occhi, a parte che comunque c'ha degli occhi, cioè con questo iride azzurro, con queste macchie nere che sono degli occhi pazzeschi. Però guardate, 450% di ingrandimento in questo momento. Guardate qui. Guardate i capelli. Guardate qui. Questo è usato l'autofocus o...? Autofocus. Una bella messa a fuoco dell'occhio. Una volta che lo aggancia ti scordi di perderlo il soggetto, te lo scordi. È anche veloce come... Molto. Allora, io difficilmente uso l'autofocus, almeno che non sono in condizioni di luce molto estreme. Io uso sempre punto centrale, un solo punto. Usi col joystick? Io ricompongo. Dietro. Sì, sì. Col joystick? Ricompongo, però un solo punto. Però quando mi trovo in condizioni estreme di luce, tipo questa, che qui eravamo all'interno della distilleria, dove le luci, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, c'è anche neon. Sì. E praticamente, qui ho messo il tracking face. È lasciato andare. Ho fatto tutto da solo. E anche in questo caso, se volete, vi faccio vedere il RAW originale, perché io non ho da nascondere nulla. Questa è la foto originale, che non post prodotta. Questo è il ripristino di Lightroom, guardate qui. Beh, quasi le potresti mettere su Lightroom, le converti in JPEG e hai finito. Una questione di gestione, raddrizzi un po' perché era storta. Sì, vabbè. Un po' le luci, un po' per amalgamarle anche alle altre, no? Per dargli comunque una continuità. Ma hai visto, il RAW è originale, cioè alla fine non c'è un intervento massivo. E siamo qua sui 3200 ISO, che non ci sono. E anche in questo caso con una gestione del controluce, cioè non perdi il contatto, vedi, il profilo del bicchiere è comunque trasparente di suo, con un controluce con una finestra illuminata alle spalle, cioè comunque non perdi il contatto con la materia che ti definisce comunque il limite del bicchiere, vedi? Cioè rimane. Questa macchina è... Allora, io lavoro poco con lo zoom e faccio lavori corporate. Gli ultimi lavori che ho fatto è Jim Mare, Johnny Walker, ho fatto la campagna Fred Perry, Golden Goose, e sono tutti lavori fatti con questa macchina, 2470, e basta, nient'altro.